Questo programma è offerto da La Giurranda Country Residence. Promesse, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, compleanni e feste di laurea. La Giurranda è il luogo ideale per le tue cerimonie. Contattaci per scoprire come rendere la tua festa un momento indimenticabile. La Giurranda Country Residence, via Acquavona, Platania. Per prenotazioni, telefonare al numero 331-404-2345 oppure 0968-205008. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group, presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Alpa, veicoli industriali, servizio autorizzato Iveco, Fiat Spa. Alpa, località Rotoli, zona industriale Lamezia Terme. Telefono 0968 46 25 79. Iveco, il mondo del trasporto. Clear Planet Pulizie Generali. L'azienda opera in tutti i settori, come strutture ospedaliere e cliniche, piscine, uffici, studi medici, palestre, concessionarie e centri commerciali. Ed effettua servizi di video ispezione e pulizia di condotte di areazione e climatizzazioni, pulizia pale eoliche, sanificazione, disinfezione, pulizia di fondo pavimentazione, ceratura e deceratura, cristallizzazione marmo, sabbiatura criogenica, lavaggio grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi. Clear Planet Pulizie Generali, la trovi alla Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera 198 e a Rende Cosenza in Via della Resistenza. Hola. Il Parco Acquista ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in Via del Progresso 540 alla Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Ma dica, aspetta, a mio, mi dico buongiorno. Non dici buongiorno ai telespettatori, cosa è una cosa. Che cosa mi hai detto prima? Che cosa ti ho detto? Che oggi non sei. Ah, non che non sei. Sono un dei gula, sì. Però, vedi, a differenza tua, no, io stamattina ero venuto qua. Sì, che non potevi venire, sei venuto lo stesso. Sì. E questo ti fa onore. Questo ti fa onore. Quindi come vedi. Ci prepariamo il zucchero. Ecco. Grazie. Francesco, portami su coso, signori, buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io vi chiedo scusa, ma buongiorno, Vanessa. Per carburare. Buongiorno a tutti, come serve la pizza? Il caffè per Tonino. Vede qua il nostro Francesco, caro Francesco, attenzione, che qualcuno. Gliel'ho già dato. Che qualcuno non faccia lo spiritoso. Francesco è uno dei nostri, siamo una squadra, noi lo consideriamo tale. Ma se vi pensare che abbiamo due voglio cameriere, no. Quando avete dalla giacchera, c'è ancuno che andate dalla giacchera, non tutti, ma vi piace la pizzicata. Adesso siamo diventati quattro. Di tre siamo diventati quattro adesso. A ballare all'allegato, sì. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno, oggi ne abbiamo 17.
Oggi è 17. Proprio 17 mi è capitato voi. Ma di 17 però, Donè, 17 del giovedì. Sì, ho capito, ma è 17 che nella nostra cabbala. Cabbala, nella nostra cabbala. Guardate, intanto per tacitare qualcuno, perché poi giustamente ognuno si piega la pizzicata, ma è giusto così, perché noi siamo personaggi pubblici. Allora volevo dire, sì, ieri siamo incorsi in un errore, ma, con Giovanni, ma può capitare a tutti quanti. Abbiamo parlato di Russia, ma anche perché no, abituati mentalmente a pensare che l'Ucraina o l'Ucraina ha sempre fatto parte della Repubblica Sovietica, invece è una, oggi è indipendente da più di 20 anni, e quindi Odessa è la quarta città dell'Ucraina meridionale, quindi importante porto, l'importanza della presenza italiana è storicamente assodata, tutto quello che abbiamo detto c'è. Comunque questo non toglie e non cambia il concetto del discorso che abbiamo fatto ieri, con questa interazione che avremo con le autorità di Odessa, c'è questa, voglio dire, c'è questo gemellaggio in atto, vediamo se ci può essere anche questo gemellaggio, c'è sicuramente questa interazione a livello tecnologico per il Festival di Sanremo. Questo non cambia, queste cose non cambiano, ci sono, c'è stato un errore, diciamo, geografico, sei in geografia, va bene, questo lo dico a beneficio di chi magari, giustamente qualcuno me lo ha fatto notare ieri con dei messaggi simpaticamente, e qua ci sta tutto, perché noi sapete che siamo molto modesti nel nostro lavoro, non andiamo mai uti di capo, quindi facciamo un passo indietro e abbiamo chiesto venia, come vedete, già all'inizio della trasmissione, va bene, abbiamo detto questo, ciao. Ciao Tonino, buongiorno Tonino. Ho chiesto scusa anche al sindaco. Vabbè, è chiaro, se loro ci sentono, anche per evitare, diciamo, un incidente diplomatico che potrebbe preludere a una dichiarazione di guerra nei nostri confronti, allora abbiamo fatto questa precisazione. Perché è giusto che vado dove fare, bravo Tonino. Grazie, il tuo complimento già mi comincia a rialzare. Buongiorno, sì. Buongiorno, come ben sapete siamo qui sempre al gol del caffè del nostro amico Gino. Meno male che lo dici, Luca. Del nostro amico Gino, che lo salutiamo, a lui e a Francesco, che poveretto Francesco è da solo, e anzi è da solo perché non ci sono le donne, che forse sono a morte. Vabbè, non è che contare la storia tu da cosa. Salutiamo allora signor Tonino, andiamo subito alle polvere. Andiamo al forismo subito. E Alberti, sì. Ho detto che davanti alle telecamere o mi chiami Tonino o mi chiami dottore, come è giusto che sia. Ma è come o direttore. Signor Tonino mi piace. Signor Tonino. Tu eri direttore. Direttore, posso? Sì. Vado? Vado con il forismo. Che dice così stamattina. Fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola della propria bontà. Chi lo dice? Lo dice Michel del Montaigne. Ed è vippi delle madame, chi sa proprio lo aiuto. Montaigne. E così lei? No. Montaigne. L'ha letto proprio letteralmente, per non sbagliare. Michel de Montaigne. De Montaigne. Michel de Montaigne. Ah, Michel de Montaigne. Donne, scusa, io ne ho studiato. Ma tu il francese non l'hai studiato, quindi non ti posso biasimare. Mi puoi biasimare, davvero, perché io leggo come c'è scritto, perché c'è una M. Ma tu leggere com'è, non è sbagliato, non è. Perché dai prova, scusate, io non l'ho studiato, nemmeno io, attenzione, il mio francese è scolastico, l'inglese ho imparato qualche parola ascoltando,
ascoltando gli amici, ascoltando YouTube, Instagram, cose eccetera. Ma io le ho studiate le lingue, quindi se sbagliamo, diciamo qualche eresia, qualche cazzata, non mi piace la pizzicata. Io le ho studiate le lingue all'epoca mia, abbiamo fatto un francese scolastico. Hai visto? Proprio così c'è scritto, Michel, invece si Michel, Michel dei Montaigne. De Montaigne. Bravo Tony, cioè, se me la ricordo poi avete fece. Comunque fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola della propria bontà, è una gran bella, un gran bel pensiero. Pensierino, sì, Quindi tu ti fidarsi della, io mi fido della tua bontà, quindi fidarsi della bontà altrui è una prova non piccola della propria bontà. Hai capito? Bravo, il Cristianone. Bellezza, Tony. Com'è simpatico. Buongiorno Vostra Eccellenza, buongiorno. Ti chiedo scusa. Non esco per me mandate i cattolici. Quando ti rivolgi al nostro vescovo, ti prego di non sul sorrisetto da sparviero. Buongiorno Vostra Eccellenza. Buongiorno Vostra Eccellenza. Voi sapete che vi voglio bene, veramente di cuore. Perché mi siete entrato nel mio cuore. Però tu mai passi là con la macchina 50 volte, anche per andare a portare tua moglie al lavoro, tu là ci passi, tu tutti i giorni ci passi, ti firmi, citofoni, ti presenti, e io sono convinto che il vescovo immediatamente ti fa salire, ti fa entrare, un saluto. Ci va la mano, può vasi, insomma vedi tu che lo capo. No, c'è i passare davvero, c'è i miei irmani. E andiamo alla chiesa ricorda, che dice così: Sant'Antonio abbate. Sant'Antonio abbate, auguri tu, signor direttore. Poi San Giuliano Sabba, eremita. Poi Santa Rosellina di Villeneuve. È città. Neuve è nuova. Nuova città. Nuova città. Vergine. Era una città vergine questa. Non è una città vergine. Ma è una città. Non è vergine la città, è vergine Rosellina. Rosellina. Va bene. Il tempo, diciamo, a noi non interessa, comunque abbiamo parenti fuori. Il tempo non tanto è buono. Comunque sotto Napoli il tempo è buonissimo. E va bene, ogni tanto. Qua sta diventando strana. Ecco, il tempo sta diventando strano, ma per la verità lo avevano previsto ampiamente, e cioè vale a dire che c'è una siccità che fa paura al nord, la portata dei fiumi, delle acque in generale, almeno 3-4 metri al di sotto della soglia normale eccetera. Ci sono belle giornate, mentre al sud, al centro-sud, nevicate, maltempo, e chi più ne ha più ne metta, c'è pochi ali. Arriveremo al punto che a finire a fare i bagni e mi giri a Stoccolma. No, perché sta cambiando il tempo. Non c'è dubbio. Allora, Albino. Io mi alzo. Perché ti devi alzare? Per l'anima d'amma, è un tizzare, amo di ammalare la gamba. Possiamo sempre parlare di qualcosa con te. Intanto sposta sta parigginese, apre solo in suolo. Il giornale la cronica, non c'è lei. Apre sto giornale e vedi la prima pagina. La prima pagina della mezza, la prima? No, la prima pagina del giornale. Intanto guardate qua, no? E spesso e volentieri, no? Anche perché poi con Giovanni abbiamo altri argomenti su cui soffermarci, eccetera. Quindi posso anche aprire con delle notizie di carattere generale. Ti chiedo scusa, stai parlando. Sì. Ecco, vedi, rispetto. No, pensavo che avevi finito. Avevo pensato che avevi finito, scusa. Voglio dire, no,
voi sapete che ci sono casi, decine e decine di casi abbiamo registrato di maltrattamenti, e chi più ne ha più ne metta, negli asili, nelle case di cura, eccetera. Ma nessuno si mente, cioè succedono nonostante tutto, cioè non temono nulla, non temono di essere sorvegliati, scoperti, no. E quindi perché ho voluto dire questo? Perché all'ospedale, chiamiamolo ospedale, distretto sanitario di Serra San Bruno, vario personale, quindi infermieri, medici, dirigenti, eccetera eccetera, timbravano e gliela farà la spesa. Perché dico questo? Perché anche questo tipo di episodi si sono verificati a raffica, ma evidentemente ognuno dice vabbè, ma allora che cazzo ne è, che cazzo ne ha, non ne hanno niente, vengono a piscare a noi a Serra San Bruno. Invece i carabinieri vi hanno beccato 20 ovviamente persone indagate per assenteismo, e non solo per assenteismo, e questa è una vergogna, uno schiaffo a chi il lavoro non ce l'ha, ecco, bravo, uno schiaffo a quelle persone che stanno cercando disperatamente il lavoro, di trovare un lavoro anche a poche centinaia di euro per poter sfamare la famiglia, e loro che ce l'hanno fanno queste cose. E quindi signori miei, e quindi oltre alla denuncia e oltre al licenziamento, perché questo meritate subito, deve essere ripiare a caccia in tapa a tronco, Tony, essere licenziato a tronco. Sai che vuol dire a tronco? No, subito, me lo spiegare tu. A tronco. Com'è? Subito, quindi per dire subito bisogna al tronco. No Tony, io guarda, Se comanderà io, qualcosa cambierebbe, perché è giusto, specialmente come faresti, come hai parlato già prima, come faresti cambiare, anticipato prima le cose dei bambini dell'asilo, no? Che vengono maltrattate, no? Di persone, di maestre. Ma avete un posto bellissimo di maestra, i bambini sono la gioia della casa, di tutto, no? Ascolta, tu come fai a prendere un bambino, ma dei capelli, delle cose, e lo butta, lo fa. I bambini restano scossati, cioè quell'immagine, scossate fino a quando sono grandi, scossate. Volevi dire scioccati. Bene, allora, però vedo, ormai lo capiscevo io, io capisco solo in qua, sta parlando lui, non è il fatto di scioccatore, se le portano fino a che campano queste cose i bambini. Ma guarda, che vedere bambini autistici strascinate su un chilometro in pavimento, bambini autistici, sono cose che vergognose. Devono essere licenziati a tronco. Parla il direttore generale, la chiudo subito. Chi ha sbagliato sarà chiamato a rispondere alla sede, ma lo sappiamo tutti. Sony, non paga mai nessuno, non paga mai nessuno. Lo sappiamo tutti, perché questo andazzo ognuno sa. Poi quando si scoprono gli altarini, poi tutti quanti incominciano, si guardano ognuno la cosa. Ma non paga nessuno. Il culo. Non paga nessuno. Vergogna. Allora. Buongiorno a tutti, buongiorno, oggi 17 gennaio 2019, giustamente Torino ha fatto una precisione prima sul fatto che noi abbiamo detto Russia, ma non l'abbiamo detto noi, ma l'ho detto io, perciò chiedo scusa innanzitutto al sindaco e al vice sindaco di Giova, no, qua, ma io devo chiedere scusa a Giova, qua l'abbiamo detto noi, sì. Si dice, detto io perché perché una nazione che mi manca è la Russia e l'Ucraina. Poi abbiamo fatto certamente, comunque il primo a chiedere scusa sia al sindaco che sarà presente con noi a Sanremo, il vice sindaco, siamo noi, c'è stato questo piccolo errore. Detto questo, e chiedo scusa,
Detto questo, Tonino, ieri abbiamo, è uscito ufficialmente il manifesto di Sanremo che noi affiggeremo per tutta la provincia di Catanzaro. Lo vogliamo far vedere in anteprima? Certo, lo lanciamo. Ecco, questa è una primizia. Questo è il manifesto. Vedete che ci sono due marchi istituzionali che sono prima il comune di Odessa, dove noi faremo collegamenti giornalieri con l'Ucraina. Per i molti calabresi che ci sono là, italiani e calabrese, praticamente poi c'è il comune di San Mango che sarà gemellato col comune di Sanremo. E poi diciamo che Hanno scelto noi per poter promuovere con altre testate questa bella iniziativa. Perché San Mango praticamente appoggia. E ringraziamo il sindaco Luca Marelli. Certo. E poi vogliamo ringraziare tutti i numerosi sponsor che hanno creduto per anche quest'anno, dopo tanti anni, nel nostro progetto. Per noi è un progetto molto impegnativo, perché siamo una piccola emittente, però ogni anno cerchiamo di dare un momento di allegria, perché Sanremo, sapete, che è visto da milioni di italiani, però non vedrete quello che non vedete sulle televisioni generaliste, a noi interessa il dietro le quinte, punto e basta. A noi deve trovare un interesse. La battuta, la cosa, con il personaggio, il VIP, eccetera. Cioè cerchiamo, come ha detto Giovanni, di rendere piacevole i vostri pomeriggi. Ecco, se posso tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16.30 in diretta, la replica la sera dopo le 21, non dimenticando mai il collegamento mattutino con la rassegna stampa. Vabbè, rassegna stampa, perché Sanremo lo facciamo tutti, non è che perché io sono a Sanremo, qua c'è Tonino, ogni c'è Bambino, c'è Mario, si impegnano un sacco di persone per fare questa diretta, grazie alla Evimed che ci garantisce il collegamento satellitare, e tutta Zapping TV, la nostra emittente, la Mezza Strada, è tutta un'organizzazione che si muove, caro Tonino, che si muove. Ma perciò questa la gente lo sa, la gente non è che è sprovveduta, la gente sa che è uno sforzo non indifferente sotto ogni e qualsivoglia profilo. Noi ovviamente qua la mattina ci sarà la consueta registrazione della consueta rassegna stampa, ci sarà questo collegamento come abbiamo fatto in altri anni, quotidiano, per sapere da Giovanni le ultime novità, qualche chicca, eccetera, e quindi far entrare già dal mattino, quindi voi sarete collegati alle 14.10 ovviamente. E subito dopo va alla diretta. Sì, nell'atmosfera festivaliera. Dopo c'è Sanremo. Allora, quest'anno a modo nostro. Ecco. Quest'anno sarà appunto condotto dal sottoscritto con l'appoggio di Regina Dalmaschio, che ha dimostrato la sua simpatia Sanremo. L'anno scorso è stata pure sfortunata, che è caduta e non ha potuto partecipare. È la nostra Unziger. E poi abbiamo messo anche l'angolo della cultura, che è molto importante, la storia della musica e dei cantautori, quest'anno curata dalla bravissima Maria Chiara Caruso, che sarà in diretta con me. E poi non poteva mancare la simpatia di Giovanni. Tutti mi dicono: ma perché Giovanni partecipa? Perché Giovanni, con la sua spontaneità, con la sua sfacciataggine, riesce ad arrivare dove noi non arriviamo, perché non è facile arrivare in certe situazioni. Io le scuse che guaglione, nessuno ci dice niente, e lui Marco lavora anche per SC Television. Perciò diciamo che è questo più o meno. Benissimo. Allora, avete visto il nostro manifesto. Ricalca grosso modo quello degli altri anni, Che il format più o meno è quello, anche sul manifesto. Ci sono gli sponsor, è giusto dare anche visibilità agli sponsor, e non solo agli sponsor, perché se avete visto c'è anche una certa sinergia con altre attività, con altri imprenditori che sono vicini a noi. Va bene. Intanto anticipare che la registrazione tutta la settimana festivaliera saremo all'interno della cantina
Del divino Bacco di del divino Bacco della signora nostra Giovanna, dove farà montata una scenografia, l'altra Sanremo, logicamente. Ecco, quindi saremo là, e quindi ci sarà da divertire. Speriamo poi sarà infarcita la nostra rassegna stampa di musica. Frizzi, avremo degli ospiti anche in sede qua, con, sicuramente con Coschino, con Luca, con Luca Tiziano. Con Tiziano, ci saranno ospiti pure qua. E la cosa che volevo dire è diffidate delle imitazioni. Non c'è dubbio. No, perché io sono 30 anni che vado a Sanremo, porto l'anduio ogni anno, qualcuno giustamente o cerca di... Giustamente, cerca di fare qualcosa, ognuno fa il suo. Punto. Diffidate delle imitazioni, punto. Hai detto tutto. Però dire che l'altro scimmiotta, nuano, eccetera, ognuno, come si dice, c'è largo per tutti. Vedete però, amici miei, c'è largo per tutti non significa denigrare chi c'è. Muta su io, no, c'è spazio per tutti e ognuno deve inserirsi con sincerità e correttezza, onestà, lealtà, eccetera. Cosa che non è successo in questi giorni. E trasire in un certo circuito, mudevo, che il lumbale e io un servo, non mi pare un buon esercizio. Questo lo dico a beneficio, e qualcuno magari mi capisce, perché è un messaggio subliminale a qualcuno. Cioè, vedete qua, noi ci divertiamo, diamo un servizio, gli sponsor credono in ST Television, la rassegna stampa è entrata nel cuore di tutta la città e non solo. Questo è dovuto a tante esperienze che ci dietro. Quindi la rilassate, noi vogliamo bene a tutti, diciamo che c'è spazio per tutti, a noi non interessa il lavoro degli altri, anzi, no, io vi pregherei di fare altrettanto. La cattiveria non serve a nulla, perché si riverbera contro di voi, è inutile che mi ammazzate, non c'è niente per nessuno. Volete sapere la verità? Un c'è niente per nessuno. Presunzione, sì. Sì. È perché quando ci vuoi, ci vuoi. Un bello. Allora, chiusa questa lunga parentesi, di Sanremo che ci stava pure. Mi preme entrare immediatamente in un fatto di cronaca. Ecco quello. Possiamo definirlo. Noi abbiamo delle immagini fotografiche fatte da un nostro telespettatore, ringraziandolo. Guarda, da un noto imprenditore, per la verità, che ha ripreso proprio nel momento il fatto. Vedete che sono state anche ampiamente divulgate. Sì, possiamo. Sono state ampiamente pubblicate sui canali Facebook, giusto? Sì. Perciò noi le mandiamo come emittente, perché non tutti hanno Facebook. E come potete vedere, ieri in Piazza Mazzini c'è stato un fatto veramente sgradevole, brutto e cattivo, nel senso che è stato incendiata i pochi indumenti, la poca roba di una clochard, possiamo dire. Ma diciamo sì, di una clochard, di una donna che ormai conoscono tutti, la Piazza Venezia, io l'ho intervistata, mi ha raccontato le storie, però fare questi gesti di bruciargli la roba, con il rischio che si può bruciare anche la persona se c'è vicino, magari quella per intervenire a spegnere il fuoco ci può rimettere la vita. E poi c'è ancora un altro fatto che potrebbe essere grave per gli altri cittadini. Proprio dove è stato incendiato, Tonino, se sbaglio, perché io non ho seguito bene la cosa, dove è stata incendiata la panchina, vicino c'è uno, se voi andate alla villa di Piazza d'Armi, c'è quella struttura vicino ai giochi che è, diciamo, è recintato. Intanto c'è l'edicola, Giovanni. Esatto, poi c'è l'edicola, e dove quella è tutta zona di una zona di materiale infiammabile. Può succedere di tutto. Insomma, vento, un cindera, ammettete che c'era vento contrario, e là è tutto materiale infiammabile, tachino recinto. Cominciando tu steccato e finendo alla cosa, lo bruco là, parliamoci chiaro. Poi c'è a 10 metri, nemmeno, c'è un'edicola, quindi un'attività economica. Noi queste immagini li mandiamo, vabbè, intanto abbiamo coinvolto anche la Polizia Municipale,
Che è intervenuto, no? No, per stabilire. Perché là c'è un sistema di videosorveglianza. Sì, di videosorveglianza, di stabilire se ci sono responsabilità o meno. Comunque, poi questo, il danno che è stato fatto anche alla panchina. Sì, vabbè, questo ci dà la possibilità di parlare di Piazza d'Arme. Io la chiamo Piazza d'Arme. Mazzini lo considero un nemico del Meridione, quindi non ti parlo. Piazza d'Armi è ancora terra di nessuno. Stamattina io scendo, abito a qualche centinaio di metri, intanto la sporcizia, l'abbandono, lo squallore che emana questa villa, una vergogna. Questo è un peccato che hanno sulla coscienza chi ha concepito questa piazza, che doveva rappresentare luogo di incontro e di integrazione, non devi capito che, no, per fare poesie e prosa non li supera nessuno. La storia la conoscete tutti, il periodo in cui è stata inaugurata la sapete tutti, è inutile fare nome e cognome, perché non ti vale manca la pena. È stata una pessima idea questa colata di cemento a Piazza d'Armi. È stata una pessima operando idea. La esteticità e la storicità di quella zona, che è importante. Ma come cazzo, cioè, che la Santa Maria Maggiore, Piazza Santa Maria Maggiore, che grida vendetta, cioè che la Santa Maria Maggiore, avete praticamente creato una, come posso, un vicolo cieco, una fetenzia. Cioè, ma voi non vi rendete conto? Voi dovreste, dato che tutti i preistori all'epoca erano da quello comune là, filosofi, preistori, talè, geni, incompresi, eccetera, gli altri là, un pomeriggio, assittate e guardatelo, Piazza Santa Maria Maggiore, vi dovreste vergognare, vi dovreste vergognare. Ma dato che in tanti hanno la faccia come il culo, ma chi è che si vergogna? Non si vergogna più nessuno qua, a sto paese, mi capite? Ecco perché io sono terrorizzato dalle prossime elezioni. Chi si presenta qua a sto paese? Chi è? Chi si presenta che già non abbiamo visto all'opera? Noi abbiamo un destino, io non lo so, io sono un ottimista per natura, eccetera. Ma pare che c'è nuo e ciò per sta città. Su questa città c'è nuo e ciò. Io mi auguro che sia un'inversione di tendenza, che cambi tutto. Ho i miei dubbi, ma sono costretto, obbligato ad essere ottimista. Se no qua c'è veramente, uno si piglia a scappi solo. Senza contare quello che stanno combinando i tre dell'Ave Maria. I commissari che hanno deciso di, secondo loro, di applicare la legge in maniera pedissequa, in maniera restrittiva, non c'è margine di discrezione, non c'è niente. Tanto la legge dice che, quindi che cazzo volete da me? Hanno lasciato nelle mani dei dirigenti, che sono quelli che sono, quello che è successo ormai sulla bocca di tutti e a conoscenza di tutti. Andiamo avanti in sta maniera. Io, che volete che vi dica, vediamo, c'è cosa, un amico mio che scrive sempre la mafia, i commissari non ci restano, sta cazzo è mafia, potremmo vedere, però amici miei, guardate che avete la bontà. È chiaro, la nostra città, la storia criminale della nostra città la conosciamo tutti, solo un imbecille non la conosce. Uno che la può conoscere,
ci sono carte, documenti, video, eccetera, si può fare una cultura. Mica ho detto mai, io ci siamo mai permessi di dire che la Lamezia è intonsa, cioè, assolutamente. La criminalità c'è stata, purtroppo come tutte le città, mi auguro che non ci sarà, ma purtroppo questo come Agramiglia ci saranno sempre. C'è stata e c'è. Però quello che diciamo noi, almeno penso che con Tonino condivide questo, cerchiamo di crescere, parlare delle positività della città, non coprirci sempre sul fatto che c'è l'Andrangheta. Che loro facciano un percorso, che la giustizia ci pensa, ma noi pensiamo alla città pulita che va davanti, Tonino. Ma Giovanni, ma c'è, però voglio dire, ci sono dei sottoboschi pericolosi, eccetera. C'è gente che non si può arrendere, figuratevi, no, gli interessi sono tali. È un invito agli imprenditori, anche ai cittadini comuni, denunciare, denunciare, perché se si denuncia si cresce. Se si tiene tutto dentro e non si denuncia il malaffare, come dice Gratteri, perché no, non tutti gli imprenditori, i commercianti vanno a denunciare. Se siamo in massa tutti a denunciare il malaffare, la città può cambiare. Sì, però Giova, con l'alibi della mafia, con l'alibi dello scioglimento di consiglio comunale, c'è gente che dice no, no, guardate, io voglio dire, c'è cosa che è piuttosto critico, il mio amico Raffaello, e mi riferisco a Raffaello Conte, che su queste cose è molto molto critico, lui vede ancora, e io sono anche d'accordo con lui, perché lui dice ancora nel comune, nei corridoi, i corridoi vengono frequentati da persone poco raccomandabili, ma posso anche essere d'accordo con lui. Intanto io, caro Raffaello, e mi rivolgo a te, mi rivolgo a tutti i lametini, io vorrei sapere da giornalista, io vorrei sapere dai commissari cosa si è fatto sinora per tamponare l'illegalità. Cosa si è fatto di concreto? Quali sono stati i provvedimenti attuati? Cosa si è fatto? Volessimo pure sapere, per esempio, oggi pomeriggio Giovanni sarà presente ad una conferenza stampa dove si parlerà del consuntivo della polizia municipale. Sarà presente il commissario Lecci. A me piacerebbe però che il dottor Lecci faccia una conferenza stampa a sua volta e darci un consuntivo di quello che si è fatto, perché in quanto a trasparenza siamo ai minimi storici, non è che sappiamo qualcosa che trapela dal comune, veniamo solo a sapere delle cazzate che vengono combinate. Perciò invitiamo i giornalisti che saranno presenti là a fare le domande con l'occasione che ci ha Lecce, ripeto, come ho detto ieri, siccome il commissario non rilascia intervista, oggi è il modo, cioè c'è la possibilità, penso, di fare qualche domanda in più al commissario Lecce, sempre c'è. Ma io mi auguro che i colleghi nella particolare contingenza parlino, facciano anche qualche domanda piuttosto scomoda. Un giornalismo è chiesto domande scomode. Si può cominciare a dire il commissario che cosa ne pensa delle attività della polizia municipale, non ricogliamo giù. Vabbè, giusto, ma che si faccia attenzione, che alla Lamezia avemo giornalisti in grado di fare domande. Poi io mi auguro che si faranno. Vabbè. Tonino, voglio parlare di questo caso, che questo diciamo ci fa in un certo senso piacere. La società che gestisce la porta, parliamo della SACAL, l'ENAC chiude il caso sul piano a trasparenza adottato dalla SACAL. Sapete che l'ENAC aveva insomma l'ENAC, perché sono due cose diverse. L'ENAC aveva chiesto proprio alla società di gestione di portare tutti i documenti tramite Arturo De Felice, e c'era stato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Arturo De Felice, presidente del CDA della Sacra, e dei consiglieri del CDA Amelia Borganzona, Adele Caruso, Renato Caruso e Giovanni Licaria, destinata del questo provvedimento. Bene, loro hanno portato tutta la documentazione in audizione. Insomma, è stato adottato, hanno temperato a tutto quello che aveva chiesto l'ANAC, e questo ci fa piacere. Sì, però alla SACAL ci dicevo,
Io ho avuto modo di parlare con un dirigente, ovviamente non faccio nome, in occasione della nostra rassegna stampa per i precari che siamo stati là. Ho parlato 10 minuti, un quarto d'ora con un dirigente, ho fatto alcune domande pertinenti, quelle domande che avrebbe fatto qualunque, no? O chiunque, e mi ha ragguagliato in merito, in alcune cose mi ha anche convinto, eccetera. Io ecco vorrei dire comunque al nostro presidente, al presidente della SACA, il dottore De Felice, che salutiamo, dottor, una maggiore trasparenza non sarebbe male comunque, no? Io parlo delle attività che vengono espletate all'interno dell'aeroporto, per sapere anche qualche cosa, quello che sta succedendo riguardo all'aerostazione, a tante altre attività che riguardano l'infrastruttura. E quindi noi solo questo qua vogliamo, perché alcune volte c'è un'opacità che fa paura, tutto qua, non è che chiediamo molto, non è che mi viene di là, facciamo l'investigatore, un giornalista di Arena, oddio, c'è anche il giornalista, voglio dire, che va picatiando e facendo, ci mancherebbe altro. Tony, vorrei passare a un fatto di cronaca, un altro fatto increscioso che è successo nella nostra città durante l'ultimo weekend, Tonino. L'episodio è successo appunto domenica notte. Un ragazzo già noto alle forze dell'ordine si è scagliato dopo aver provocato una rissa tra giovani. Con l'intervento delle forze dell'ordine da parte dei carabinieri si è scagliato contro i militari, calci e insulti ai carabinieri. Questo giovane poi è stato fermato, è stato tranquillizzato, portato nella caserma in via Gimarcone e poi messo agli arresti domiciliari, caro Tonino. Un fatto increscioso che non dovrebbe succedere, specialmente sì, Giova, però insomma, diciamo che una rondine non fa primavera, diciamo che prevalentemente le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro, che prevalentemente anche i gestori stanno facendo un ottimo lavoro, e diciamo che prevalentemente i ragazzi si stanno comportando bene, perché un episodio, una ronda non fa primavera, però vedete, questo poi è stato isolato immediatamente. Sì, voglio dire, però no. Però è un fatto di per non, che sì, per non spaventare. No, che c'è. Purtroppo un malo c'è sempre a tutte le parti, non è che... Ecco, dai parlamentari solo annunci, leggiamo qua. Piccione accusa di scarsa incisività ai deputati, i deputati si scagliano, insomma, la solita tiritera. A noi quello che interessa di deputati, caro Pino e caro Domenico, e lo dirò sempre, state attenti sulla vicenda Sacal, tenete gli occhi aperti sulla sanità, solo questo vi diciamo, su quelle cose importanti, e poi soprattutto cercate di sapere dal Viminale, dagli uffici competenti, chi bonus i commissari. Ripeto, la città più mia può essere pure commissariata, eterna a mia vita, non mi interessa, parliamoci chiaro, ma sempre che ci siano dei commissari cacciasano. Ma sì, tutta la vita, e ma la vita di chi sti qua è roba di suicidio, questo voglio dire io. Unica io voglio a tutti i costi un consiglio, chi sta in chiacchiera, che la democrazia è stata blindata, è stata commissariata, è tutta una chiacchiera. Tonino, per chiudere, perché abbiamo un servizio finale sulla rassegna stampa, ieri c'è stata la presentazione, la conferenza stampa di una bella iniziativa che sta preso il Tommaso Campanelli, il liceo Tommaso Campanelli, promossa proprio dall'associazione Vacantusi. Ci sono previsti 10 incontri con gli studenti, col maestro di musica per Luigi Virelli, che io ho intervistato anche il preside, è proprio il presidente dei Vacantusi, Nico Morelli. Perciò noi vi lo salutiamo in questo momento, subito dopo il servizio che stiamo per mandare in onda sulla presentazione proprio di questo progetto di sperimentale sulla musica della storicità della nostra Calabria. Ci sarà Albino Ambrosio.
con il nostro Francesco. È basato. Bene, seguite il servizio e subito dopo ci sarà il nostro Albino Ambrosio. Ci vediamo domani, grazie a tutti, grazie Tony. Arrivederci caro. Per Luigi Vedelli, come ti devo definire innanzitutto? Sono un grande appassionato, un musicista, un ricercatore delle tradizioni calabresi e non solo, ma nello specifico calabrese, visto che sono calabrese. E sono qui a Lamezia, alla Tommaso Campanella, per presentare un progetto di 10 incontri della durata di 3 mesi circa, che avrà luogo con gli allievi della scuola, con alcuni allievi della scuola. Quello che faremo sarà un viaggio, spero molto interessante, all'interno di tutta la ritualità e della cultura musicale e coreutica calabrese, presentando gli strumenti all'interno dei riti che hanno a che fare durante i 12 mesi dell'anno. Progetto nata con i Vacantiando. Sì, i Vacantiando sono un gruppo di persone gentilissime, straordinarie, che ho conosciuto casualmente durante alcuni miei concerti e con i quali ho iniziato a collaborare, ma in realtà grazie a loro, grazie alla loro lungimiranza e alla loro sensibilità nei confronti di questo tema. Quanti ragazzi parteciperanno a questo progetto? Credo 30 ragazzi. Sono stati scelti, c'è stato una selezione? Guarda, credo che in base alle loro attitudini, al loro piacere di approfondire l'argomento, siano stati scelti per questo, perché è un laboratorio che cercheremo di fare in maniera molto molto approfondita e molto seria, affinché i ragazzi alla fine degli incontri possano avere le informazioni base, le informazioni più importanti per capire e conoscere il corredo musicale e coreutico della loro regione. Noi viviamo un momento particolare con la chiusura di tutte, diciamo, le strutture dove si può fare musica, sport, ed è stata scelta appunto al Tommaso Campanello questo auditorium che è molto bello, tra parentesi. Sì, sì. Tu, come esperto musicale, diciamo, come si presenta questo teatro proprio per questo progetto musicale? Sicuramente è un luogo estremamente adatto sia per questioni estetiche che acustiche e anche per le questioni, diciamo, tecniche. Un teatro è sempre un luogo magico, un teatro è un luogo di cultura, è un luogo d'arte, è un luogo di creatività, quindi sono sicuro che con i ragazzi sul palco che vedrete, che alle mie spalle, saremo in grado di divertirci tanto e soprattutto di fare un'esperienza di crescita per tutti, me compreso. L'ultima domanda che volevo farti, appena sono arrivato io ti ho chiamato maestro, tu sei stato molto umile, io non sono un maestro di niente. Cosa possiamo definire, come lo possiamo definire appunto per Luigi Vedelli? No, più che altro non è una questione di umiltà, è una questione di correttezza ed è una questione di sincerità. Non sono un maestro perché credo che il maestro sia una persona che è arrivata a un livello di consapevolezza e di espressione di conoscenza della propria vita molto elevato, e quindi non sono, tu essendo giovane, maestro. Non credo sia solo una questione di età. Abbiamo avuto nella storia dei maestri anche molto giovani. Per primo ricordiamo che Gesù è morto a 33 anni, quindi era molto giovane, lui sì che è stato un maestro come tanti altri. Complimenti. Io sono un musicista, un ricercatore, un appassionato. Complimenti per la tua umiltà. Abbiamo che c'è uno strumento qui, sì, vicino, una chitarra battente. La possiamo prendere, vediamo come funziona un secondo. Spero sia accordata, perché più o meno sì, è la chitarra tradizionale calabrese. Vi faccio sentire qualcosa? Vai. Esce la prima sì, e posa nostra, posa nostra, posa nostra, posa nostra. Grazie. Grazie a voi, scusate il raffreddore. Prese di Giovanni Martelli, insomma, iniziativa bellissima qui al Tommaso Campanella. Voi avete accettato subito l'invito da parte dei Vacantiando per questo progetto che coinvolgerà la vostra scuola, il vostro istituto? Sicuramente, sì. E allora,
Intanto noi diciamo che abbiamo liceo musicale, quindi è normale che se ci si sposta sulla musica etnica calabrese, quindi la musica popolare calabrese, non potevamo non accettare. E quindi questo sarà un arricchimento per i nostri ragazzi. Saranno scelti dei gruppi, dei, diciamo, degli studenti del liceo musicale e collaboreranno con il maestro Virelli, con questo etnomusicologo, musicista, quindi, ed è molto bello questo, perché credo che oggi viviamo in un'epoca di globalizzazione, quindi di omogeneizzazione culturale, di appiattimento culturale, ed è importante andare a riscoprire le nostre origini, le nostre radici, la nostra identità culturale, che anche, cioè, se andiamo a riscoprire per esempio il cibo, dobbiamo anche riscoprire la musica. Questa è la musica dei nostri antenati, è una musica che li ha aiutati a lavorare, a passare il tempo, a divertirsi. E prima il maestro ha fatto sentire quella canzone, diciamo, quel pezzo, e in effetti quella è una quasi una specie di serenata all'innamorata. E, credo che, voglio dire, in tutto il mondo c'è questo ritorno alle origini, alle proprie origini musicali, quindi la musica etnica mondiale è diversa perché ognuno poi attinge al proprio vissuto culturale, al proprio vissuto personale. E sarà una bella occasione per i nostri ragazzi, perché voglio dire, noi non potremo avere futuro se non guardiamo un po' all'indietro di quello che siamo stati. Cioè, se vogliamo andare avanti bisogna sempre ogni tanto voltarsi indietro. Nico Morelli, presidente dell'associazione Vacantusi, insomma, questo progetto dei Vacantiando, diciamo, nato per Luigi Virelli, come nasce e la scelta proprio dell'auditorium magistrale? Allora, intanto buongiorno, saluti gli spettatori della tua televisione, grazie per l'intervento. E noi siamo qui oggi a presentare finalmente la mensa, è il primo momento, voglio dire, ufficiale sulla mensa a Terme. Faccio una conferenza stampa su un laboratorio che fa parte del progetto Vacantiando 2018-19, copartecipato e cofinanziato con la Regione Calabria nei fondi PAC 2017-2020. Questa era già una idea che era già partita l'anno scorso, perché già qui siamo stati con un laboratorio teatrale presso l'Istituto Campanella. Quest'anno abbiamo pensato, insieme al dirigente e ai docenti della scuola, di rafforzare quello che è il corso coreutico, perché quest'anno per il primo anno la scuola ha questo nuovo corso, è quello che è il corso musicale, utilizzando la bravura, la maestria e la disponibilità di Pierluigi Virelli, che è un musicista calabrese che ha girato il mondo e che ha deciso poi di tornare in Calabria, e questo gli aveva dato merito, di utilizzare la sua disponibilità per finanziare questo corso che durerà circa 2 mesi, oggi ci sarà la presentazione, e che il 23 marzo, insieme ai ragazzi che parteciperanno, avremo una performance finale di cui saremo poi ospiti nel sentire e nel godere delle sue bravure a fine percorso. Quindi per noi è un onore, un piacere ricollaborare con l'Istituto Campanella, portare qui questo maestro, io lo chiamo maestro, lui non vuole essere chiamato maestro, ma sono contento, insomma, che partiamo oggi, che avremo questo percorso da fare insieme. Quindi complimenti a tutti quanti per aver dato la possibilità di poter essere qui oggi a presentarlo. Il laboratorio verrà svolto nella scuola, quindi nelle aule, diciamo, dell'istituto. Sì, diciamo che è un progetto che alla fine se ne avrà delle grandi soddisfazioni, anche perché i ragazzi costruiranno uno strumento musicale nel corso del percorso, e quindi ritorneranno a vedere quello che la pastorizia agricola calabrese esprimeva con degli strumenti rurali, umili, trovati magari con delle piante, con degli stralci di alberi, e costruirono gli strumenti che poi suonavano insieme ai pastori, insieme agli animali, le pecore, le capre, le mucche durante il loro pascolo. Grazie Presidente. Grazie a voi. Insomma, Giovanna Villella, nonché responsabile di tutto il progetto comunicazione dei Vacantusi. Insomma, questa è un'iniziativa veramente molto bella.
rientra nel solco della tradizione di Vacanziando in ogni caso, perché questo progetto, che è un progetto beneficiario dei fondi della Regione Calabria per il triennio 2017-2020, è in realtà una piattaforma culturale. All'interno c'è una rassegna teatrale, ci sono percorsi enogastronomici e ci sono laboratori teatrali che vengono realizzati con le scuole del territorio lamentino. Quest'anno, per la seconda annualità consecutiva, abbiamo rinnovato questa alleanza con l'Istituto Superiore Campanella. Lo scorso anno è stato realizzato un musical, quest'anno invece il laboratorio è più centrato sul discorso teatrale musicale. E sarà condotto dal maestro Pierluigi Virelli, che è uno etnomusicologo, un ricercatore etnografico, e la sua particolarità sta nel fatto che dopo aver vissuto tanti anni all'estero e tante collaborazioni, aver fatto tante collaborazioni con personalità di livello internazionale, è tornato in Calabria per recuperare i suoni antichi e obbligati della regione. E lui ha vissuto, la sua ricerca è stata sul campo, lui ha vissuto a stretto contatto con il mondo agropastorale calabrese, e questo gli ha consentito non solo apprenderne il repertorio, ma anche la tecnica di costruzione degli strumenti e la loro funzionalità sociale. Tant'è vero che ascoltare e assistere ad un suo concerto seminario è un'esperienza meravigliosa, perché ti conduce per mano in questo paesaggio sonoro delle Calabrie, ed è un po' come lui è un cercatore delle memorie sonore arcaiche della Calabria. Grazie Giovanna. Grazie a te. Lo saggio che non ho più 20 anni, ma lo mio cuore c'è di dispiacere. Quei paccianella bella di tia mi innamorai, sempre vicino a tia io voglio restare. Na 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 na. Giordi Cucuzza, la donna 15 anni e mezza pazza, e dopo 15 anni è pazza tutta. Giordi Cucuzza, come ti penso, non mi venire che t'amava tanto, che t'hai amata per passare un tempo, come ti penso. Na 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 na. Na 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 na. Spiccio di aglio, non mi venire a presso con te guaggio, cadere la reggi come un ventaglio. Spiccio di aglio. Na 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 na.